saranno dentro un gruppo meraviglioso di 100 cittadini e sarà quello il leader. Il leader sarà il gruppo del Movimento 5 Stelle. Non abbiamo più bisogno di leader da seguire e stare a guardare cosa farà quello lì, perché è famoso, lo metto lì, quell'altro è famoso, mi tira voti, lo metto lì. Noi siamo anonimi. Io sto dietro, sono sempre stato dietro, sono il grande vecchio. Io sto dietro. Allora, ma questa è una cosa meravigliosa. E se ci dicono che non abbiamo programmi, c'è stato un giornalista che mi ha detto, ma lei scusi, lei non ha programma. Ha detto, guarda, il nostro programma, vai lì, clicchi, ce l'hai, però se vuole ne parliamo. Noi vogliamo mettere persone oneste al posto di questi e poi dare ai cittadini degli strumenti, come i referendum propositivi senza quorum. Il referendum propositivo senza quorum determina che la gente... è la gente, i cittadini che poi decideranno se fare un inceneritore o la differenziata a porta a porta, se fare un ospedale, una tangenziale, un supermercato o finanziare il piccolo commerciante nel centro. Saranno i cittadini che diranno sì o no. Allora se uno non va a votare vinceranno gli altri perché non c'è più il quorum. E questa democrazia dal basso, bisogna inserire questi strumenti nella Costituzione. Noi abbiamo fatto i videi, 350.000 firme per dire via i condannati dal Parlamento, due legislature, il voto di preferenza. Non è successo nulla. Adesso si scioglierà il governo, si scioglie il Parlamento e queste 350.000 firme andranno in un gabinetto perché durano due legislature. Allora noi mettiamo nella Costituzione l'obbligo del Parlamento di discutere le leggi popolari in Parlamento. 50.000 cittadini decidono se fare la tangenziale o se fare l'ospedale, lo decidono. Poi il Parlamento ne parla, il Parlamento dice sì o no, ma l'ultima parola spetta ai cittadini con un referendum propositivo. Si va a votare, chi non va agevola la controparte. Quindi saremmo tutti agevolati e obbligati a partecipare. Questo è un movimento di partecipazione, non è stare a guardare. Se voi volete votare il Movimento 5 Stelle, non votatelo se non avete capito che cos'è. Vuol dire fare dei piccoli cambiamenti nella vostra vita. Vuol dire comprare in un altro modo. Vuol dire magari usare meno la macchina. Vuol dire i mezzi pubblici. Vuol dire credere nello Stato, della nazionalizzazione delle banche principali, come era sino al 94. Vuol dire che lo Stato deve riprendersi le concessionarie che ha regalato. Parlo di concessionarie della Teleco, parlo dei trasporti, parlo delle autostrade, parlo dell'ENI, dell'Enel. Lo Stato deve diventare lo Stato, mettere delle regole da far seguire. Noi il libero mercato e svenderci, noi vogliamo la scuola pubblica, la sanità pubblica, noi vogliamo l'acqua che sia pubblica, vogliamo riportare lo Stato alla sua dignità e lo Stato deve diventare il cittadino, non il politico, i cittadini, noi, la mamma di tre figli è lo Stato che ho nella visione io, è questo lo Stato nostro. Allora togliamo i rimborsi elettorali, 1,5 miliardi. Togliamo il doppio stipendio, il triplo stipendio, i vitalizi. Togliamo tutte queste cose qui, diamo uno stipendio normale. Mettiamo un tot di limiti alle pensioni. Non possiamo avere 110.000 persone che prendono da 10.000 a 90.000 euro al mese di pensione. È populismo, siamo in emergenza. Siamo in emergenza. Allora chiediamo, emergenza, 4.000 euro puoi viverci, sì. Forse ci puoi vivere con 4.000 euro, noi recuperiamo 7 miliardi e facciamo un reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza. Non è che un giovane laureato col master, al MIT, vada a fare il call center a 400 euro e poi si arrangia. Non si deve arrangiare, deve avere il tempo per potersi scegliere un lavoro per cui ha studiato e la famiglia si è fatta il culo. Per non diventare un frustrato tutta la vita, un reddito di cittadinanza che gli permetta di scegliersi un po' il lavoro con l'aiuto dello Stato che gli dice c'è questo, per 2 anni non muori. Noi abbiamo bisogno di fare una banca che faccia del microcredito immediato, la piccola e media impresa, da mettere in mezzo, al centro dell'economia italiana, piccola e media impresa. Un'impresa
agricola, un'impresa agroalimentare non deve e non può più fallire in Italia, deve essere aiutata dallo Stato. Se non hai soldi per pagare le tasse, lo Stato deve abbinarli, è obbligato, deve aiutare a non farla chiudere, esattamente il contrario che fa questo rigor mortis. Ha ragione. Allora, se i sacrifici li facciamo tutti insieme, ci attendono 10 anni di sacrifici, tutti insieme però, sì. Dal Presidente della Repubblica che guadagna, che costa 240 milioni l'anno, alla Banca d'Italia che ha 1700 dipendenti, alle province che non servono a nulla, accorpiamo i comuni sotto i 5000 abitanti. Allora, cominciamo a fare una... Ma tu vai a prendere l'IMU a un pensionato e poi non tiri fuori quelli che hanno fatto lo scudo fiscale, che hanno abbonato, si sono abbonati 100 miliardi, col 5% si sono pareggiati i conti, col 5% quando la piccola e media impresa arriva al 68% di tasse. Allora, questo, signori, noi non abbiamo, purtroppo, ve lo devo dire, siamo falliti l'anno scorso e stiamo peggiorando la situazione. Il debito pubblico è andato oltre 2.000 miliardi, abbiamo 100 miliardi di interessi sul debito. E come si fa? Allora, noi siamo stati virtuosi tutti questi anni. Noi, se non ci fosse stato il debito, saremmo stati perfetti, perché abbiamo incassato di più di quello che abbiamo speso. Nel 2011, per dirvi una cosa, abbiamo avuto un avanzo positivo, cioè tra le entrate e le uscite, ci sono avanzati 16 miliardi di euro. Eravamo perfetti come contabilità, ne abbiamo dovuto pagare 75 di interessi sul debito, quindi siamo andati in disavanzo negativo di 60. È così dal 1980, dall'80 a oggi, il nostro comportamento, almeno economico, è stato virtuoso. Abbiamo preso 480 miliardi in più, avevamo questa liquidità, cioè più tasse, meno spese, perfetto. 480 miliardi dall'80 a oggi avevamo, ne abbiamo speso 2.350 di interessi sul debito. Non c'è speranza, perché il debito non è in mano alle famiglie e alle famiglie italiane, è metà in mano alle banche straniere, italiane e straniere. Ecco perché c'è Monti, perché gli stranieri hanno investito in carta straccia, che è la nostra economia, nei nostri bond, e vogliono i soldi indietro. Ma sto Monti muore mai. E allora la BCE dà i soldi alle nostre banche, e le nostre banche ricomprano il debito in mano alle banche tedesche e francesi, le quali sono indebitate a loro volta con le banche americane. È il giro della morte, non ne usciamo più, bisogna sedersi lì e ridiscutere tutte le condizioni dell'economia che ci sta strozzando. Si ridiscute il debito, banca per banca, non ce li abbiamo questi soldi, non possiamo tirarli fuori. Mollami a me, mollami.